Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia e oggi sono qui con delle letture che risponderanno alla domanda come posso migliorare la mia vita. Prima di lasciarvi alla vostra scelta, volevo fare una brevissima premessa. Ricordatevi sempre che queste sono letture generali, sono letture per migliaia di persone, quindi prendete quello che sentite vostro e serenamente lasciate andare il resto. Un'altra cosa, per quanto riguarda problemi di salute fisica o psicologica, io chiaramente vi consiglio sempre di rivolgervi ai professionisti, medici o psicologi dove necessario. Questo lo dico per le persone che stanno molto male in questo momento, siccome so che è un periodo molto difficile, chiaramente se avete bisogno di un sostegno, rivolgetevi alle giuste persone. E fatta questa doverosa premessa, vi lascio ora la vostra scelta. Avete la possibilità di scegliere tra quattro diverse letture, mi raccomando, centratevi e radicatevi bene prima di fare la vostra scelta, fate dei respiri profondi e quando siete pronti scegliete intuitivamente. Aggiungo brevemente per chi fosse interessato a fare un consulto con me che è possibile prenotarla attraverso il mio sito www.theartistodivination.com. E questo è tutto, buona lettura e buon proseguimento. Ed eccoci qui con la prima lettura, andiamo a vedere come potete migliorare la vostra vita. Oggi abbiamo tantissime carte, ma sarà anche una lettura molto intuitiva. Allora, qui abbiamo sei carte che vengono da un mazzo di tarocchi e poi abbiamo diverse carte che vengono da diversi oracoli. Guardiamo quali sono le carte e poi iniziamo con la nostra lettura. Allora, qui abbiamo una regina di denari, un imperatore, il giudizio, qui abbiamo un re di denari, un sette di spade e una temperanza. Questo oracolo dedicato ai chakra dice stabilità e sicurezza e questo dice amore. Qui abbiamo una carta che dice ottimismo e leadership. E poi abbiamo qui delle carte che dicono fuggi dal materialismo e compra in modo intelligente. Poi vedremo nel contesto che cosa vogliono dire. E qui abbiamo due archetipi, il giocatore e il re Mida. Allora, tanto partiamo dai tarocchi. Dunque, con una regina di denari e un imperatore è molto importante per voi essere ben radicati nella realtà, ben centrati e anche molto pazienti. Qui ci sono diverse carte che fanno riferimento a un rapporto con la realtà materiale più sano, più centrato, più strutturato. Un imperatore al centro ci dice che è necessario aggiungere maggiore struttura nella vostra vita. Avere una realtà quotidiana maggiormente regolata, una routine più strutturata, per voi è importante. Queste sono tutte carte che fanno riferimento al lavoro, all'ordine, anche all'essere pazienti, all'essere costanti, all'essere determinati. Vi viene chiesto in questo momento di stabilire un rapporto con la realtà più concreto. Un contatto diretto con la realtà, un contatto più, possiamo dire, anche serio e più preciso con la realtà materiale vi può aiutare a essere maggiormente centrati e anche a guarire alcuni aspetti della vostra vita. Un sette di spade sotto l'imperatore ci dice che spesso fuggite da strutture, organizzazione, programmi, quindi è importante per voi definire meglio i programmi all'interno della vostra vita e all'interno della vostra realtà del quotidiano. Soprattutto se volete fare un salto di qualità nella vita, anche lavorativamente, è importante migliorare l'aspetto organizzativo. Anche proprio a livello di tempo, alzarsi presto, fare le cose in un certo ordine, decidere in anticipo cosa fare, cosa non fare, fare una lista di priorità. È come se ci fosse la necessità per voi di rinascere in una nuova vita, una vita che è
in un certo senso organizzata meglio. Avere qui questa carta che fa riferimento alla stabilità e sicurezza ci dice anche quanto sia importante dare il giusto valore al corpo e anche fare spazio al corpo, quindi sicuramente il movimento fisico, l'esercizio fisico, è come se doveste dedicare un tot tempo alla settimana per prendervi cura del corpo, quindi per mangiare bene, per fare del movimento. Sicuramente tutto questo vi può aiutare, ho la sensazione che sia anche questo il messaggio per voi, vi può aiutare da un punto di vista professionale. Se avete bisogno di salire di livello professionalmente o se avete bisogno anche di trovare un lavoro, è necessario in un certo senso aggiungere una nuova sana disciplina nel quotidiano. C'è la possibilità per voi di salire su un altro livello professionalmente, c'è la possibilità di diventare dei leader nella vostra vita. L'archetipo del Remida fa riferimento proprio al Remida, quindi la capacità di trasformare in oro quello che si tocca. Quindi anche professionalmente avete la possibilità di ottenere ricchezza e abbondanza da quello che fate. Trovo anche molto interessante qui l'archetipo del giocatore. Questo archetipo vi dice anche di rischiare nella vita, anche non solo per poter salire di livello, ma anche per poter iniziare, nuovi progetti, per poter iniziare delle nuove strade. Però è necessario per voi stare nell'energia dell'imperatore, stare in un'energia strutturata, stare in un'energia, potremmo dire, ben definita. Anche negli obiettivi. Ora qui c'erano anche due carte che parlavano di materialismo e parlavano anche di utilizzare le risorse nel modo giusto. Vi viene chiesto, qui ci sono due messaggi, in generale di comprare in modo intelligente, quindi di non sprecare i soldi, ma di cercare di investire i soldi nelle giuste cose, in cose che vi possono aiutare obiettivamente per salire di livello. Quindi magari anche un'attenta organizzazione negli investimenti e negli acquisti dei beni vi può aiutare in questo momento della vostra vita. E poi c'è un'altra cosa, qui questa carta vi dice di fuggire da un materialismo. Deve cambiare l'attenzione verso il mondo materiale, deve essere un'attenzione più equilibrata. Quindi è giusto impegnarsi nelle cose, è giusto farlo per gli obiettivi più onesti e in un certo senso equilibrati, ma bisogna evitare di stare troppo nelle cose nel modo sbagliato, in un modo che non è equilibrato. Ricordiamoci anche che qui c'era questo oracolo che parlava di un quarto chakra, quindi sicuramente l'attenzione al mondo materiale, un'attenzione al mondo materiale più equilibrata vi serve anche per essere proprio più centrati, anche rispetto alle cose che vi piace fare. Un altro messaggio per chi spende troppo, per chi magari in questo momento tende a comprare troppe cose, magari per compensare un vuoto, potremmo dire, esistenziale, cercate di trattenervi, cioè fate delle spese mirate che vi possono veramente servire in quello che fate, cercate di non spendere troppo, di non spendere in cose che realmente non vi servono per compensare un qualcos'altro. Un equilibrio nella realtà materiale vi può rendere anche più ottimisti, ci dice questa carta. Quindi potrebbe anche migliorare proprio il vostro umore con un'organizzazione diversa degli impegni e un'organizzazione diversa del tempo. Mi piace anche molto la carta che avete scelto perché mi dà proprio la sensazione, sembra addirittura una stella di Natale, sembra la punta di un albero di Natale, però mi piace molto il fatto che questa stella sia ben centrata. Quindi datevi il giusto obiettivo nelle cose, così. Guardate questi arcobaleni, da poterne in un certo senso ricavare i giusti risultati, le giuste ricchezze. Spero che questa lettura vi sia utile, chiaramente io vi auguro tutto il meglio, noi ci vediamo prestissimo. Ed eccoci qui con la seconda lettura, andiamo a vedere come potete migliorare la vostra vita. Oggi abbiamo tante carte sul tavolo, sei carte che vengono da un mazzo di tarocchi e poi diverse carte che vengono da diversi oracoli. Andiamo prima a vedere quali sono le carte e poi cerchiamo di capire cosa potete fare in questo momento della vostra vita. Allora, qui abbiamo un 6 di bastoni, un cavaliere di denari e un 2 di bastoni.
qui abbiamo la carta degli amanti, un 8 di bastoni e un cavaliere di bastoni. Qui abbiamo questi due oracoli che fanno riferimento ai chakra, abbiamo Dreams, sogni e consapevolezza divina. Qui abbiamo una carta che dice amico e poi Wonders, che sarebbe meraviglia, e poi abbiamo Exercise, esercizio e crea un altare. E qui abbiamo addirittura tre carte per voi. Abbiamo l'archetipo dello schiavo, poi le guardiamo. Una per una abbiamo l'archetipo del martire a testa in giù e l'archetipo del compagno in posizione luce. Dunque, c'è un bisogno di espansione nella vostra vita. Avete bisogno di espandervi. Avete bisogno di conquistare, mi viene da dirla così, nuovi territori. Questo potrebbe essere un messaggio che magari riguarda il lavoro, potrebbe essere un messaggio che riguarda in generale la vostra vita. Avete bisogno di uscire da una zona che è familiare e secondo me anche geograficamente. Qui ci sono diversi messaggi. Alcuni di voi avranno bisogno di spostarsi in un'altra città, altri semplicemente avranno bisogno di cambiare casa, altri ancora avranno bisogno di investire altrove, quindi o in altre città o addirittura in altri paesi. Qui c'è proprio la sensazione di un movimento geografico. Qui abbiamo questo 6 di bastoni, questo cavaliere che va. Ci sono questi due cavalieri in realtà che vanno in questa direzione, come se aveste bisogno, e il 2 di bastoni parla anche di, in un certo senso, di conquiste, imprese, investimenti. Avete bisogno di investire altrove. Molti di voi a breve si troveranno a fare una grande scelta esistenziale. E ho la sensazione che questa scelta verrà in vostro aiuto, quindi verrete un po' forzati a spostarvi. Vi ripeto, si potrebbe trattare di un cambio di casa, di un cambio di lavoro, oppure semplicemente si potrebbe trattare di un trasferimento anche in un altro paese. Trovo molto interessante che sia uscito l'oracolo qui che parla dei sogni, riferimento al sesto chakra. Avete bisogno di concentrarvi sui vostri sogni in questo momento, sulle vostre visioni e potete essere ambiziosi. Quindi potete allargare le vostre visioni, potete puntare in alto. Con un 6 di bastoni avete tutto quello che vi serve per avere successo. Tra l'altro vi dico, con un cavaliere di bastoni ho la sensazione che arriverà, e questo 8 di bastoni, arriverà una comunicazione che in qualche modo vi spingerà a fare questa grande scelta. L'oracolo della consapevolezza divina vi dice che se siete veramente connessi a un qualcosa di più grande, in un certo senso siete in grado anche di stabilire, quindi con più chiarezza, quelle che sono le vostre intenzioni, quelli che sono i vostri obiettivi. Quindi in questo momento focalizzatevi sui vostri obiettivi. È un po' come se anche doveste esprimere dei desideri con chiarezza. Friend è appunto la carta che parla di amicizia. È importante per voi in questo momento fare spazio all'amicizia, fare spazio agli amici per diversi motivi. Ho la sensazione che in generale stare con le persone vi potrebbe far stare meglio. Quindi se siete persone molto isolate, questa carta vi dice di aprirvi al mondo, di stare con gli amici o di trovare dei modi per fare nuove amicizie, ma ho anche la sensazione che gli amici diventeranno molto importanti nel vicino futuro. È come se gli amici potessero un po' aprirvi a nuove possibilità. Ricordatevi di questa carta che parlava di consapevolezza divina. È importante per voi essere ben connessi ed avere fiducia in un qualcosa di più grande. Ora, qui ci sono altri messaggi. Qui c'era l'archetipo dello schiavo, che è un archetipo che vi dice di nuovo di, in un certo senso, arrendervi al potere divino, nel senso che c'è un qualcosa di divinamente orchestrato per voi all'orizzonte, quindi dovete avere fiducia. Quindi in un certo senso vi dovete mettere al servizio di un qualcosa di più grande, avere fiducia nella vita ed avere fiducia in un'energia divina che sta mettendo in ordine per voi le cose. Molto importante questo archetipo del martire che è in posizione d'ombra. Se tra di voi ci sono persone che
E chiaramente questa non è una critica che tendono a lamentarsi o che tendono a vedere il bicchiere mezzo vuoto o che tendono a fare le vittime nelle diverse circostanze. Questa è una carta che vi dice che è arrivato il momento di non fare più le vittime. È arrivato il momento, poi tra l'altro avevamo quel 6 di bastoni che è la carta del condottiero, è arrivato il momento di mettersi in gioco in un altro modo, riconnettendovi al divino e riconnettendovi a una fiducia nella vita. Potete attivare dei cambiamenti che di certo vi faranno sentire molto più in controllo della vostra vita e meno dei martiri. E poi qui abbiamo la carta del compagno, che ha molto a che fare con la carta dell'amicizia, nel senso che è il momento di occuparsi anche degli amici, degli altri. Quindi se voi siete amici fedeli, leali e potremmo dire anche generosi, altruisti, incontrerete persone che sono i giusti amici per voi, amici leali, generosi e sicuramente non egoisti. Un'altra cosa qui, avevamo queste due carte, una parlava di esercizio fisico, quindi questo è un messaggio per alcuni di voi, introdurre esercizio fisico nella vostra vita vi può essere molto d'aiuto, c'è la necessità di fare esercizio con costanza, perché come se vi dovesse, questa è la sensazione che ho, allenare per un qualcosa di più grande. È sempre molto importante quando si lavora con i chakra alti, sesto e settimo, o quando si attivano, si riequilibrano i chakra alti, è sempre molto importante avere un primo chakra ben radicato nella realtà e quello lo può fare sicuramente l'esercizio fisico. Notiamo anche come ci siano i due aspetti qui. C'è una carta che parla di esercizio fisico e c'è una carta che parla di creare un altare e di nuovo questa carta fa riferimento a quel riconnettersi con il divino, a quel riconnettersi con un qualcosa di più grande. Ora, senza guardare questa immagine, chiaramente ognuno si riconnetterà al divino come reputa più giusto, non si deve necessariamente trattare di un percorso religioso, può essere un percorso spirituale nel senso più ampio del termine, però sicuramente è importante lavorare sia nella connessione con la realtà materiale, che con una connessione più alta, più divina. Volevo in ultimo guardare questa carta con voi, che è la carta che avete scelto, che qui dice 214, 214, non so se questo potrebbe essere un segnale per alcuni di voi. Tra l'altro ritorna il numero 2, interessante. Qui si vede come una ciotola da cui esce del liquido, o esce addirittura sembra dell'aria in realtà. È importante per voi espandervi, quindi questa ciotola mi fa pensare che siete stati troppo a lungo in un contenitore piccolo, che era un buon punto di partenza, però sia professionalmente che esistenzialmente è arrivato il momento di espandersi, è arrivato il momento di spostarsi, è arrivato il momento di essere più ambiziosi nella vita. E poi ricordatevi anche di quel messaggio che riguarda l'amicizia, è importante riconnettersi agli altri. Spero che questo messaggio vi sia utile, noi ci vediamo prestissimo, grazie per la vostra attenzione, buon proseguimento. Ed eccoci qui con la terza lettura, andiamo a vedere come potete migliorare la vostra vita in questo momento. Oggi qui abbiamo tantissime carte, 6 carte che vengono da un mazzo di tarocchi e poi diverse carte che vengono da tanti oracoli. Partiamo dai tarocchi. Allora, qui abbiamo un diavolo, questo è un buon inizio. Abbiamo un 10 di denari e un 7 di coppe. Non fuggite, andrà tutto bene. Qui abbiamo un 2 di denari e un cavaliere di spade e poi abbiamo un imperatore. Qui abbiamo, questi sono due oracoli che fanno riferimento a chakra, secondo chakra, creatività, quarto chakra, compassione. Poi qui abbiamo una carta che dice Pamper, che in italiano sarebbe un coccolarsi. Qui abbiamo Thriving, che sarebbe un risplendere. E poi abbiamo qui due carte, una che dice, fa riferimento al terzo chakra, no, al terzo occhio, scusate, quindi al sesto chakra. E qui abbiamo una carta che dice pratica la gratitudine e poi abbiamo due archetipi. Quella del mendicante a testa in giù, l'aspetto ombra, e quello dell'avvocato, l'aspetto luce. Allora, questo diavolo può voler dire ha diverse sfumature di significato in questo contesto. Il messaggio più ovvio, quello diretto che sarà per alcuni di voi, per poche persone, è
se avete una dipendenza di qualche tipo, che può essere dipendenza al fumo, alcol, dipendenza a droghe o dipendenza anche da relazioni tossiche, è arrivato il momento di affrontare questo diavolo. Il diavolo spesso appunto è una dipendenza, un qualcosa che ci intrappola e non ci rende liberi e può indicare appunto la presenza di un qualcosa di tossico nella vita. Ecco, sicuramente è importante in un certo senso eliminare questo diavolo. Per tutti gli altri, se non hanno un problema di dipendenza di alcun tipo, questo diavolo fa riferimento a un attaccamento, potremmo dire, a dinamiche poco sane. Innanzitutto sento per alcuni di voi una preoccupazione eccessiva per i soldi. Come se in questo momento il vostro focus fosse solo ed esclusivamente sul come posso fare più soldi, come posso far entrare più soldi nella mia vita, che non è un male come pensiero, ma la mia sensazione è che sia diventato un pensiero un po' ossessivo, quindi un tossico. Questa cosa paradossalmente non vi permette di fare le scelte nel modo giusto. In ogni caso sento la presenza di un pensiero costante rivolto a un qualcosa che non vi sta permettendo, 10 di denari e 7 di coppe, di fare delle scelte che vi portino verso un percorso più ricco e abbondante. Quindi, paradossalmente, anche se voi avete un'attenzione smisurata, diciamo così, per i soldi in questo momento, questa attenzione smisurata e eccessiva non vi sta portando verso la ricchezza, ma vi sta portando verso dei compromessi che non fanno per voi e che a lungo andare potrebbero non farvi bene. Ora vedo anche qui, vi vedo giostrarvi con più cose. Sento l'energia di chi esita, di chi tende a fare più cose perché non è molto convinto, non è molto convinta di investire in una sola cosa. E secondo me non è perché una di queste due strade, perché ne sento due principalmente, non sia abbastanza forte, perché c'è proprio un'incertezza e un'insicurezza di fondo. Quindi mi verrebbe da dirvi anche di investire in un modo più organizzato e in un modo più sentito e anche più determinato in una delle cose che fate, perché rischiate di disperdere energia. Mentre questo cavaliere di spada e l'imperatore vi dicono di essere più determinati, senza esitazioni, senza filtri. Che tutta questa esitazione, tutto questo muovervi con esitazione non vi dà la possibilità di risplendere come potreste risplendere. Semplicemente avete bisogno di una maggiore organizzazione, quindi di puntare il focus su una cosa, avete bisogno di investire meglio il vostro tempo, direi anche i vostri soldi e in un certo senso di riorganizzare diversi aspetti pratici intorno a quell'obiettivo. Qui abbiamo, dicevamo, due oracoli che fanno riferimento a un secondo chakra e a un quarto chakra, creatività e compassione. Io ho la sensazione che qui ci siano anche persone molto creative, ci sono probabilmente degli artisti qui. Mi viene da dirvi, anche se difficile, di provare, se veramente volete fare gli artisti, di provare a puntare su quello che vi piace fare, però da imperatori, quindi riorganizzando quello che vi piace fare in un modo che è più pratico e concreto. E se necessario chiedete aiuto, chiedete a persone che magari sono più organizzate e hanno più esperienza di voi. Però qui è importante sbloccare questo secondo chakra, il chakra della creatività. E il quarto chakra ci parla di un investimento sentito verso un qualcosa che piace fare. Sento che c'è l'energia anche di persone molto stressate qui, in questa lettura. Ecco perché è uscita questa carta che appunto ci mostra una donna che sta facendo il bagno e si rilassa. Se avete bisogno di fare una pausa, forse è il caso di farlo, per riorganizzarvi, per rifare un po' il punto della situazione, sembra che sia molto importante per voi in questo momento.
Fare una pausa non è una perdita di tempo, ma vi permette poi di riorganizzarvi e di ricentrarvi nel modo giusto per voi per poter risplendere, perché ho la sensazione che anche le vostre paure, le vostre indecisioni, la vostra magari mancanza di autostima non vi permette di risplendere come potreste risplendere, non vi permette di rischiare come potreste rischiare. Dunque, qui avevamo due archetipi, quello del mendicante in posizione d'ombra e quello dell'avvocato. Queste carte sono molto importanti. L'archetipo del mendicante vi dice che non siete al servizio della giusta causa o siete troppo dipendenti, e qui il diavolo, dagli altri. C'è, come dire, una mancanza di audacia, una mancanza di determinazione, una mancanza di sicurezza. E questa cosa vi fa essere schiavi dei bisogni degli altri o dei voleri degli altri o dei desideri degli altri. È arrivato il momento di essere indipendenti dagli altri, e l'archetipo dell'avvocato vi dice anche che è arrivato il momento di sposare le giuste cause, è arrivato il momento di combattere per le giuste cause. Combattere per quello, questo fa riferimento anche al quarto chakra, per quello che sentite veramente vostro, per quello che vi piace fare, senza preoccuparvi troppo di quello che dicono gli altri. Quindi focalizzate i vostri sforzi e il vostro impegno verso i vostri obiettivi, non quelli suggeriti dagli altri. Qui c'è proprio il bisogno in questa lettura di liberarsi dai condizionamenti. Quel diavolo erano i condizionamenti. Queste due carte poi dicevamo, qui abbiamo il chakra del terzo occhio e pratica la gratitudine. Terzo occhio perché? Perché il chakra che è anche in un certo senso collegato alla mente, quindi è necessario aprire la propria mente a nuove possibilità. È necessario anche non essere condizionati da pensieri negativi o da pensieri che in qualche modo sono poveri, che vi impoveriscono e non vi permettono di risplendere come dovreste risplendere, anche qui il diavolo. E poi infine abbiamo questa carta che parla di praticare la gratitudine. È importante essere grati per quello che si ha, così da poter anche investire con speranza e fiducia in nuove opportunità. Guardiamo infine questa carta che avete scelto, che ci mostra un fiore, sembra una rosa. Quindi c'è la possibilità, tra l'altro è da sola all'interno di questi cerchi, come se fosse questo un target, e c'è la possibilità per voi di essere indipendenti, di crescere da soli, e notiamo anche come da questa rosa parta come una specie di arcobaleno. Qui c'è un riferimento all'arancione, secondo chakra e terzo chakra. Per voi è importante di nuovo recuperare la vostra autostima, che il diavolo in qualche modo sta condizionando, e puntare su una realizzazione concreta dei vostri desideri. E poi ricordatevi anche che la vostra creatività è importante, quindi puntate anche sui progetti creativi. Questo lo dico per gli artisti, cercate di essere indipendenti col vostro lavoro artistico. E questo è tutto, grazie per la vostra attenzione e noi ci vediamo prestissimo. Buon proseguimento. Ed eccoci qui con la quarta lettura, andiamo a vedere cosa potete fare per migliorare la vostra vita. Qui abbiamo tante carte oggi, sei carte che vengono da un mazzo di tarocchi e poi diverse carte che vengono da diversi oracoli. Allora, qui abbiamo un asso di coppe, un 10 di denari e un 9 di denari. Qui abbiamo la luna, un paggio di bastoni e un re di denari. Qui abbiamo un primo chakra che dice finanze, un quarto chakra che dice connesso, poi abbiamo una carta che dice verità, una che parla di nuovi inizi e qui abbiamo diverse carte. Una che dice small things matter, piccole cose, le piccole cose hanno importanza, una che parla di esercizio fisico e poi abbiamo due archetipi, l'archetipo dell'esorcista a testa in giù e l'archetipo del monaco e della suora a testa in giù, in posizione ombra. Dunque, deve essere un po' il momento storico, perché ci sono dei messaggi che ritornano. Un primo messaggio per voi con
questo asso di coppe qui in posizione iniziale, tra l'altro se guardiamo anche la carta che avete scelto sembra un asso di coppe, è come se ci fosse una necessità in questo momento per voi di fare più spazio all'amore nella vostra vita. È importante fare spazio all'amore, è importante fare spazio agli affetti, è importante dedicare tempo alla famiglia, è importante dedicare del tempo per crearsi una propria famiglia. Questo lo dico soprattutto magari a chi non ha una famiglia di riferimento o a chi magari non va molto d'accordo con la famiglia di riferimento, con la famiglia, diciamo, di appartenenza. È come se aveste il bisogno di ricrearvi un vostro nucleo. Un nucleo che può essere magari anche obiettivamente creato semplicemente con nuove amicizie o comunque circondandosi da persone leali, fidate, persone a cui si vuole bene in un certo senso. Come se aveste dato ultimamente troppa importanza anche voi al mondo materiale, e questa cosa è un bene. È un bene per certi versi perché vi permette di essere indipendenti, avete bisogno di essere indipendenti nel mondo, però questa indipendenza non deve essere eccessiva. Messaggio per chi magari sta molto bene economicamente o lavorativamente, è arrivato il momento di dare. Quindi se siete persone molto stabili, molto equilibrate, molto affermate, con un asso di coppe e un re di denari, è arrivato il momento di mettersi un po' al servizio degli altri, quindi magari aiutare gli altri a realizzarsi, magari lanciando dei progetti che possono in qualche modo dare una direzione agli altri, che possono magari aiutare altre persone ad essere indipendenti, a essere persone di successo come lo siete voi. Questa indipendenza in cui vi trovate è una cosa buona, però la mia sensazione è che siete diventati così indipendenti perché vi siete un po' allontanati dall'amore, come se l'amore fosse diventato una cosa un po' da temere nel tempo, con questo asso di coppe e la luna sotto. Tra l'altro qui abbiamo riferimento al quarto chakra, che sarebbe il chakra del cuore, quindi è come se doveste in qualche modo riconnettere il primo chakra al quarto chakra. Un'attenzione al mondo materiale per essere indipendenti va bene, ma è arrivato il momento adesso di nutrire il quarto chakra, è arrivato il momento di riconnettersi agli altri, è arrivato il momento anche di essere generosi, di riaprirsi al mondo e di dare quello che avete agli altri. La carta che dice truth, verità, vi chiede in un certo senso di guardare questa verità, di guardare un po' la realtà delle cose, vi chiede di capire nel profondo tutta questa ricerca di indipendenza da che cosa dipende, quali sono, diciamo, le cause che vi hanno spinto a essere così indipendenti. Vi ripeto, l'essere indipendenti è cosa giusta, è cosa buona, però è come se doveste capire nel profondo che cosa vi ha spinto a essere così indipendenti. È arrivato il momento. Beh, intanto sospetto che state per entrare in una nuova fase, ma è arrivato anche il momento di dare il via a una nuova fase. Quindi se siete in un'energia da re di denari, che è un'energia molto stabile, come dicevo prima, economicamente o professionalmente, è arrivato il momento di aprirsi al mondo in modo diverso, è arrivato il momento di essere generosi, è arrivato il momento di condividere quello che si ha, di condividere il proprio sapere con gli altri, o di lanciare comunque progetti che possano in qualche modo aiutare altre persone. Notiamo qui questi due archetipi. Uno era quello dell'esorcista in posizione d'ombra e questo è l'archetipo del monaco e della suora. L'archetipo del monaco e della suora in posizione d'ombra ci dice che siete stati soli a lungo, ma non solo, ci dice che siete stati devoti a un qualcosa troppo a lungo e l'avete fatto in solitudine. Quindi come un monaco o una suora che magari sono devoti a un dio o comunque a una fede, in un certo senso voi siete stati devoti a lungo a un qualcosa ed è arrivato il momento di invece riaprirsi al mondo. L'archetipo dell'esorcista, testa in giù, ci dice che questa cosa, questa devozione dipende dal voler esorcizzare un qualcosa. Probabilmente nel passato avete sentito il bisogno di allontanarvi da un qualcosa, avete sentito il bisogno di dover esorcizzare un qualcosa
e di diventare indipendenti. Ora questi due archetipi vanno ribaltati, quindi non c'è più niente da esorcizzare, c'è anzi da essere generosi, c'è il bisogno di riaprirsi al mondo, c'è il bisogno di aprire, diciamo così, questa fede a nuove possibilità e anche di aprirla agli altri. Poi abbiamo queste due carte, una dice che le piccole cose hanno importanza e quest'altra parla di esercizio fisico e tra l'altro questa fa anche un riferimento al primo chakra. L'esercizio fisico è sempre utile, qui probabilmente alcune persone hanno bisogno di ricordarsi di dare del tempo, di creare del tempo per dell'esercizio fisico, ma in generale l'esercizio fisico aiuta anche obiettivamente a essere più centrati nel modo giusto, aiuta a riequilibrare un primo chakra, specialmente se c'è stata per tanto tempo un'attenzione esagerata verso un'indipendenza eccessiva o verso il mondo materiale. E poi questa carta è, potremmo dire, un avviso, no? Ci dice che anche le piccole cose sono importanti, quindi magari il dedicare del tempo agli altri, condividere di più con gli altri, anche condividere piccoli momenti, piccole cose, è come se in questo momento vi poteste in qualche modo dedicare dei momenti, come se doveste anche dedicare non soltanto del tempo a dei momenti, ma è come se vi doveste accorgere in questo momento che le piccole cose vi arricchiscono quanto il lavoro, che le piccole cose che avete, che le piccole cose, le piccole esperienze che potete fare hanno comunque un qualcosa da aggiungere nella vostra vita. Infine, ultimo messaggio, guardando appunto la carta che avete scelto, da questa ciotola si vede uscire una luce, sembra quasi un riflettore. È interessante, come se poteste in qualche modo in questo momento puntare la luce su altro, su nuovi inizi, ma anche come se poteste in qualche modo illuminare la strada per altre persone. Spero che questo messaggio vi sia utile, io vi ringrazio della vostra attenzione e noi ci vediamo prestissimo, buon proseguimento.